Buongiorno a tutti, sono il dottor Andrea Cordovane, sono il direttore della Breast Unit dei Santi Paolo e Carlo. Ottobre, mese della prevenzione, sapete benissimo ormai che la prevenzione è uno dei capisaldi nella cura e nel miglioramento della cura e della sopravvivenza del tumore al seno. Forse però non sapete che tra tutte le donne esistono delle categorie a maggior rischio, tra queste quelle che hanno una familiarità per il tumore. Come faccio a saperlo? Se nella mia famiglia ho sentore o conoscenza di due o più persone che si sono ammalate, allora posso rientrare in questa categoria. Vado dal mio medico curante e mi faccio richiedere una visita per una prevenzione per una donna ad alto rischio. Esiste un codice che prevede proprio questa dicitura: prevenzione in donne ad aumentato rischio. La visita comporterà l'inserimento o meno in un percorso dedicato che prevederà la valutazione anche da parte di un genetista ed eventualmente l'esecuzione dei test genetici se saranno necessari. È un filone nuovo di prevenzione molto personalizzato e dedicato che da un po' di tempo oramai tutte le breast unit qualificate possono proporre e che all'interno del Breast dei Santi possiamo svolgere in tutte le sue tappe. Seguiranno poi dei video dove i miei colleghi vi spiegheranno nei dettagli i vari passaggi di questo percorso.